Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della Stemar 90 cestistica stagione 2017-2018, una stagione che per il terzo anno consecutivo la nostra società giocherà nel campionato di C-Gold, che è l'ex campionato di serie C1. Diciamo che, come in parte anticipato durante la conferenza stampa di presentazione, nella quale abbiamo annunciato la riconferma dello staff tecnico per il prossimo biennio, la situazione, fra virgolette, economica della società quest'anno ci ha determinato un'ulteriore contrazione del budget a disposizione della prima squadra. Così, a livello numerico, insomma, rispetto a due stagioni fa, il budget della prima squadra è diminuito del 40% e del 20% rispetto alla precedente stagione. E devo dire, ancora una volta, insomma, a nome della cestistica Civitavecchia, mi sento di ringraziare il nostro sponsor, che sarebbe il signor Stemar, che è Stefano Chicchiani, che è qui di fianco a me, che anche quest'anno ha voluto sostenere la nostra società, il nostro sodalizio, in un'avventura sportiva che è comunque importante. Insomma, il campionato di C-Gold è il quarto campionato di basket a livello nazionale, anche se giocato territorialmente nella regione Lazio. Veniamo dalle prime due esperienze in questo campionato, dopo 20 anni di militanza nella C2, dove in entrambe le circostanze siamo arrivati in semifinale. Precedo magari le domande che possono arrivare dai giornalisti. L'obiettivo della prossima stagione è quello comunque di arrivare a giocarci i playoff. Poi, se nei playoff dovesse per l'ennesima volta succedere che arriviamo alle semifinali, ovvero nelle prime quattro, sarebbe per noi motivo di grandissima soddisfazione. Sarà un campionato probabilmente molto, molto equilibrato, anche se personalmente vedo due o tre squadre un pochino avanti alle altre, sono Vissanova, Viterbo, che tra l'altro giocheranno con noi il Memorial Roberto Mosca in programma nel weekend, e anche Fondi, mi sembra, insomma, che stia attrezzando una buona squadra. E credo che noi siamo nell'otto delle inseguitrici, quindi se saremo bravi, speriamo di giocarci quel quarto posto, che equivarrebbe a dire semifinale per il terzo anno consecutivo, insomma, che per una matricola com'è la cestistica Civitavecchia, credo che sia, come dire, un motivo di soddisfazione, di continuità, di un segnale di solidità, di programmazione da parte della società, dello staff dirigente, di chi si spende per praticamente per 11 mesi all'anno dietro quelle che sono le problematiche societarie. Questo, diciamo, è l'obiettivo. È un campionato, come dicevo, probabilmente tecnicamente inferiore rispetto a quello della scorsa stagione, non fosse altro che perché mancheranno i giocatori statunitensi. Chi ha avuto modo di vedere lo scorso anno qualche partita, anche delle nostre, si sarà reso conto di quello che era il livello dei giocatori che venivano dagli Stati Uniti. Purtroppo la federazione ha voluto perseguire una strada che ancora per me è incomprensibile, peraltro non se ne parla più, ma ci sono strascichi di carattere di giustizia sportiva che hanno già interessato alcune società del nord e del sud Italia, e che nell'arco dei prossimi giorni probabilmente interesseranno purtroppo anche le società laziali, compresa la nostra, visto che il nostro presidente Stefano Rizzitiello, credo che, se non vado errato, il 26 settembre 27 sarà chiamato a rispondere del fatto di aver tesserato due ottimi e splendidi ragazzi degli Stati Uniti.
e quindi c'è stata questa, ci sarà probabilmente questa flessione nel livello tecnico. Noi, compatibilmente con quelle che erano le finanze a disposizione, abbiamo cercato di accontentare le richieste dello staff tecnico riguardo i giocatori da prendere. L'obiettivo, che era già stato ampiamente spiegato nella conferenza stampa della riconferma dei due allenatori, era comunque quello di un anno di transizione nel quale far crescere i nostri ragazzi, i giovani in particolare. Ai nostri ragazzi abbiamo affiancato nel corso dell'estate 4 nuovi elementi, uno italiano che è Leonardo Prati, che è un ragazzo che viene da Tolentino, giusto? Sì. Anzi, da Tolentino, come dite voi, ecco. E poi abbiamo alla mia destra Max Morrison, che è un ragazzo di origine giamaicana ma è della Gran Bretagna, quindi è europeo. Poi abbiamo Matt Pebole, che è un ragazzo invece di nascita Stati Uniti ma di passaporto italiano. E poi abbiamo giovanissimo Daniel Berensen, che è un ragazzo danese, un concittadino di Taj Dembele, che lo scorso anno era con noi, con caratteristiche fisiche diverse, non solo per il colore della pelle, anche per quanto riguarda proprio la fisicità, la differenza di ruolo. Taj era un lungo e Daniel è un esterno. In questo primo mese che stanno lavorando insieme, mi sembra che chi più e chi meno si sono integrati con il resto del gruppo. E ripeto, la speranza è quella di, così come negli ultimi anni, sia quando eravamo in C Gold, in C Silver e C2, sia negli ultimi anni che siamo approdati alla C Gold, di giocarcela con tutti, soprattutto di far divertire il nostro pubblico, che è sempre più numeroso e al quale per l'ennesima volta promettiamo di regalare nel corso o di questa stagione che sta arrivando o al massimo al termine una tribuna laterale dove tutti possano trovare posto a sedere, perché negli ultimi anni è diventato a volte difficile riuscire a vedere una partita seduti al Pala Riccucci, così come adesso viene chiamato, alla palestra di San Gordiano per gli amanti della storia. Che dire, dovrei dire una cosa che dico ormai da 2 anni. Io credo che riguarda noi, ma può riguardare altre società sportive. Noi, alcuni colleghi spesso mi dicono la Serie B, noi da un punto di vista organizzativo saremmo pronti a giocare in Serie B. Il problema è che purtroppo in questa città non esistono persone come lui, come Stefano Chicchiani, che sostengono un'iniziativa come la nostra. Da Civitavecchiese lo dico per l'ennesima volta, tanto non mi rispondo, ma a me non interessa, però intanto lo dico. Quello che sinceramente mi addolora di più e mi fa pure un pochino arrabbiare, mi determina sentimenti un po' di rabbia, e vedere che grandi utenti del porto, che fanno profitti milionari in questa città, non hanno assolutamente a cuore quelle che sono le tematiche sociali, che non sono solamente quelle sportive. Guardate, non è solamente sostieni il calcio, la pallanuoto, il basket, è anche quello, ma sostiene anche la cultura di questa città, che è una città che sta retrocedendo di anno in anno, e anche, per esempio, volendo, sostieni la sanità, no? Potrebbero per esempio sostenere la sanità. Spesso si parla di un pronto soccorso che ha pochi medici perché ha pochi fondi. Ecco, se magari le grandi compagnie armatoriali del crocerismo o delle cosiddette autostrade del mare o dell'automotive, che già assumono soprattutto personale non di Civitavecchia ma forestiero, quindi delle loro realtà Genova, Napoli, La Spezia eccetera, perlomeno, come dire, avessero un occhio di riguardo nei confronti di questa città da un punto di vista
del sostentamento, della qualità della vita dei Civitavecchesi che così amorevolmente li ospita, credo che non sarebbe una cosa sbagliata. Dico questo, lo dico non da dirigente sportivo, ma lo dico soprattutto da Civitavecchese, perché ripeto, questa città purtroppo sta retrocedendo a vari livelli, fortunatamente non nel basket, delle categorie sociali, ha tutte le potenzialità, avrebbe tutte le potenzialità per primeggiare a livello sportivo, a livello culturale, a tutti i livelli, però purtroppo non arriva un aiuto da chi in altre realtà invece è abituato a darlo, o forse magari glielo sanno chiedere meglio rispetto a come glielo sanno chiedere qui a Civitavecchia. Un'ultima cosa e concludo: qui vicino a me c'è un volto nuovo che si chiama Francesco Calvi, è un nuovo componente dello staff della cestistica Civitavecchia, è un giovane dirigente pieno di idee che poi nel corso dell'anno li vedrete, soprattutto chi gira sui social network, cosa che per noi è particolarmente astrusa. E lui collaborerà sia con la prima squadra e sia, e questa è un'ulteriore novità della stagione 2017-2018, con la squadra che disputerà il campionato di promozione, che sarà composta da nostri giovani, nostri ragazzi che fanno già comunque parte dell'orbita della prima squadra, e anche da qualche altro ragazzo che non è più giovanissimo, ma che ha voglia di giocare a basket e di farlo in un campionato che è comunque un campionato federale, non è un campionato amatoriale, è il secondo campionato federale in ordine di grandezza, e quindi avranno la possibilità, sempre col nome cestistica Civitavecchia, di difendere i colori rossoneri. Noi stiamo pensando che, essendo una squadra comunque molto giovane, costruita per far bene sul lungo periodo, stiamo, e soprattutto io e Ferdi in questo, ci stiamo concentrando sul miglioramento giornaliero. Non penso di poter essere in grado di fare calcoli da qui a maggio, perché le variabili sono mille, e così come i margini di miglioramento sono mille. Poi ecco, ripeto, non lego, lo sapete meglio di me, non è solo una questione economica poi che fa fare il salto di categoria. Chiaramente la Tiber l'anno scorso sulla carta aveva la squadra con più senior, la squadra più forte, poi è andata in Serie B sia per quel motivo, ma anche perché noi e Fondi abbiamo perso i giocatori stranieri, quindi sostanzialmente hanno perso i rivali, cioè sono arrivati in finale con Alfa Omega, che erano sesti sulla graduatoria, quindi chiaramente le variabili durante la stagione possono essere tante. Per noi questi grandi margini di miglioramento che abbiamo possono essere una variabile positiva. Io spero di far sempre meglio sia a livello personale che a livello della cestistica, e poi l'estate prossima si farà una nuova discussione, eventualmente staremo di nuovo in C-Gold. Su quello che saranno i piani, si è parlato di stagione transitoria, però come sempre siamo legati, come diceva prima Maurizio, siamo legati annualmente a discorsi di sponsorizzazioni e così, quindi alla fine a giugno ci si rimette seduti e vediamo, ma intanto ripeto, è vero che il progetto è biennale, ma sto pensando a quello che bisogna fare domani per il Memorial Mosca piuttosto che quello a giugno. Il minutaggio dei nuovi sarà completamente diverso, innanzitutto come base di partenza. L'anno scorso avevamo quattro lunghi con Mike, Quondam, Tage e Rogani, e quest'anno ne abbiamo due e mezzo, quindi abbiamo Maxwell, Leo e Matt, quindi sicuramente andremo nel ruolo degli esterni, andiamo a perdere un giocatore come Jamel, comunque che dati alla mano portava via 35 minuti, e ne abbiamo aggiunti due con Daniel e Alessandro. Se do 35 minuti a Ale e 35 a Daniel, abbiamo sforato. Quindi a livello di concettualità come squadra cambieranno un po' i minutaggi da quel punto di vista, ma poi ribadisco, se Alessandro dimostra, gioca quanto giocava Jamel; se Alessandro non dimostra, ma non senza mettere pressione, Ale, gioca
che sia chiaro. Quindi cioè, non c'è parto preimpostato, non è che tutti devono giocare 15, ecco. Come idea di massima abbiamo un pacchetto esterni che possono giocare tutti senza avere la stella tra gli esterni. Quindi con la giusta e la sana competizione si guadagneranno i minuti tra di loro. Nei lunghi, per forza di cose, giochiamo a tre, ce li giochiamo loro tre con Jacopo e Mattia che ci può dare una mano. Presidente Stefano Rizzitiello, oggi presentazione ufficiale della nuova Stemara che sta per partire quasi con l'inizio del campionato. Ecco, come parte questa nuova avventura? Con buoni propositi, come abbiamo prima ripetuto sia Maurizio che io, siamo discretamente soddisfatti della costruzione del roster, di cui c'è una grossa mano, ce l'ha data lo staff tecnico. I primi esordi tra amichevoli e tornei stanno dando certi tipi di riscontri che ci aspettavamo. Come ho spiegato prima, la squadra per 5 decimi è nuova di zecca, per cui in più ci sono inserimenti in pianta stabile di 2 o 3 under che l'altro anno hanno lambito la squadra come presenza. E quindi la difficoltà più grossa è quella di farli diventare squadra vera, però va bene, va bene. Intanto siamo comunque, adesso abbiamo fatto il torneo di Viterbo, adesso abbiamo il Memorial, Mosca, e spero che comunque che venga tanta gente per ricordare sempre Roberto, ed è di altissimo livello perché comunque oltre alla Stella Azzurra che ha vinto il torneo a casa sua il weekend passato, abbiamo il Frascati, noi e la Visnova, che secondo me è una delle candidate alla vittoria finale. Presidente, quindi un test di vero proprio campionato praticamente, con le squadre che sono state anche nominate durante la conferenza stampa come due delle quali accreditate per il salto di categoria. Sì, sicuramente, calcolando che noi abbiamo questa tradizione che il torneo, il Memoria di Roberto, si gioca la settimana prima dell'inizio del campionato, per cui è una verifica degli ultimi... come possiamo dire, una prova generale sia sotto profilo tecnico che sotto profilo fisico di tutte le squadre, tant'è che, tanto per dirne una, il direttore sportivo del Visnova Ravaglioli a metà giugno mi aveva chiesto se poteva partecipare al torneo proprio perché ci tengono a venire, perché noi facciamo sempre un torneo di livello e lo facciamo la settimana prima dell'inizio del campionato. Presidente, un'ultima battuta. Avete dato l'obiettivo stagionale che è quello di ripetere quello che è stato fatto lo scorso anno con il raggiungimento della semifinale playoff. Conferma questo obiettivo? Allora, confermo il fatto che vorremmo arrivare ai playoff. Poi ai playoff, come ha detto Maurizio, è ovvio che uno scende in campo per vincere le partite, non per perderle. E quindi se ci riusciamo, perché poi le varianti sono molte. Per esempio l'altro anno la variante è stata che avevamo i due stranieri, che dopo la prima partita con l'Aprilia ci siamo trovati senza un altro titolare infortunato, quindi non era semplice. Appunto, arrivare con tutta squadra messa fisicamente abbastanza bene, nessuno infortunato e tutti insieme, già sono delle ottime premesse. Poi può succedere di tutto, sai, si scende in campo e può succedere assolutamente di tutto. Anche andare in B? Ma quello no, non penso. Non penso per il semplice fatto che non siamo attrezzati per arrivare fino alla fine e vincere le partite. Vedrai poi, partecipando e vedendo al torneo, il Visnova è una signora squadra con signori giocatori e poi c'ha dietro una potenza che è il suo presidente giocatore, perché è forse uno dei pochi che si permette il lusso di scendere in campo, ma è anche il presidente. E che ha una discreta forza economica, per cui se vede un minimo di possibilità di vincere a mani basse, penso che a gennaio compra il tassello mancante e chiude la storia.